Il direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Nunzio Antonio Ferla, ha visitato oggi la sezione operativa di Messina, un'occasione per tracciare un bilancio dell'ultimo anno ed evidenziare i risultati conseguiti dalla DIA nella provincia di Messina, sia nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria, da ultimo l'operazione tecnico incentivi progettuali che ha portato all'esecuzione di 12 misure cautelari e al sequestro di oltre 1 milione di euro nei confronti di dirigenti e dipendenti del Consorzio delle Autostrade Siciliane, sia nell'ambito dell'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati. Nel solo 2016 sono stati sequestrati beni per un valore di quasi 22 milioni di euro e confiscati beni per un valore di 16 milioni e 450 mila euro. Nell'anno appena in corso sono stati confiscati beni per 4.000 e 800 mila euro e siamo soltanto ai primi 4 mesi dell'anno. Sul fronte del delicato settore dei monitoraggi e degli accessi ai cantieri tesi a prevenire il fenomeno delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, anche in proiezione delle attività svolte in vista del prossimo vertice internazionale G7 di Taormina, è stato analizzato il trend positivo dell'attività svolta nel 2016, evidenziando come nel solo primo trimestre del 2017 siano stati effettuati 2 accessi a cantieri nel territorio di Taormina e svolti accertamenti, monitoraggi di appalti, certificazione antimafia ed iscrizione alla white list nei confronti di 175 società con il controllo della posizione di 663 persone fisiche, consentendo altresì l'adozione di 16 provvedimenti prefettizi interdittivi.